Ciao ragazzi, benvenuti su Cazzo Drums. Come potete vedere, oggi sono in postazione scrivania, diciamo così, postazione computer, perché da pochissimo è uscito il mio nuovo corso Batteria Rock volume 1 e oggi voglio portarvi proprio nel vivo di tutto quello che è questo corso, perché è un corso enorme, un corso che dura quasi 11 ore, ci sono 57 lezioni, ci sono i brani scaricabili di un sacco di canzoni famosissime, icone del rock, c'è un PDF composto da 70-80 pagine che praticamente è un libro dove viene spiegato tutto. Vi sto dicendo un botto di roba perché c'è un botto di roba all'interno di questo corso che voglio andarvi a far vedere adesso poi nello specifico. Vi ricordo che tutti i link che vi servono sono qui sotto in descrizione, se volete andare a vedere il corso, appunto i miei corsi, vi lascio il link al sito Castube, se volete andare a spulciare un po' all'interno del corso vi lascio un altro link che vi permette, poi vi faccio vedere, di mettere il vostro nome, la mail, e vi arriveranno dei contenuti gratuiti del corso appunto per vedere se fa al caso vostro. E vi ricordo soprattutto che è disponibile per un periodo limitato al prezzo lancio, il periodo limitato va fino al 15 marzo. Quindi avrete la possibilità di acquistarlo con un prezzo scontato anche di un bel po' fino al 15 marzo. Inoltre, ultima cosa prima di mandare la sigla, vi dico già, spoiler, che martedì 8 marzo farò una live qui su YouTube dove parleremo proprio del corso. Così avrete la possibilità di chiedermi tutto quello che volete, se avete domande, se avete dubbi, cose, eccetera. Ne parliamo un po'. Quindi martedì alle 21 qui puntuali su YouTube. Adesso posso lanciare la sigla e poi andiamo a parlare un po' di tutta Batteria Rock volume 1. Quindi eccoci qua, vi ho fatto una mini presentazione di questo video all'inizio del video e non voglio però tediarvi con altre parole, voglio andare subito al computer per farvi entrare proprio nel vivo della situazione. Quindi nel momento in cui voi atterrate su gastubedrums.it, che vi ricordo trovate il link in descrizione, eccoci qua, Batteria Rock volume 1 domina tutti i brani del rock, parte dalle fondamenta delle canzoni che hanno fatto la storia, scopre quali sono i punti fondamentali per diventare un vero batterista rock. Questo è importante perché tutto il corso si basa principalmente sulle canzoni, quindi noi andiamo a partire dalle basi proprio del rock e poi passo passo alziamo sempre l'asticella della difficoltà fino ad arrivare a un livello intermedio avanzato, ma tutto quello che vi spiego voglio poi subito applicare alle canzoni per far sì che diventi qualcosa di utilizzabile veramente. Cioè un sacco di volte noi andiamo a fare una miriade di esercizi e poi finiti gli esercizi diciamo boh, adesso che cavolo ne facciamo di sta roba che abbiamo studiato. Qua invece voglio farvi fare degli esercizi, spiegarvi delle cose ovviamente eccetera, ma poi andare subito ad applicare tutto quello che studiamo proprio sulle canzoni. Quella è la parte figa, è la parte divertente secondo me dello studio della batteria, dello studio del rock. Quindi in questo tasto a sinistra potete acquistare il corso, di qua come vi ho detto scopri il corso è una parte in cui voi metterete il vostro nome, metterete la vostra mail e potrete richiedere i contenuti gratuiti proprio del corso, un po' di contenuti gratuiti per appunto approfondire un po' la questione e capire se è un corso che fa per voi. Andando giù poi avrete un po' di informazioni, che cosa c'è all'interno del corso, se questo corso fa per voi e dove potrete vedere il corso, cioè dappertutto, da PC, Mac, smartphone, tablet, ogni posto. E poi nel momento in cui acquistate il corso, allora potete entrare direttamente in quest'altra sezione. Quest'altra sezione è quella composta da tutte le lezioni che ci sono. Sono 58, me ne ero perso una, perché qui mi dice 10 di 58, quindi sono 58 e queste lezioni sono divise in aree didattiche. Come vedete sono 7 aree didattiche, ognuna con un focus importante. Partiamo dall'inizio però. All'inizio voi avrete un'introduzione in cui c'è un video in cui vi introduco proprio tutto il corso Batteria Rock 1 e vi spiego bene che cosa c'è all'interno di questo corso, vi spiego come utilizzarlo eccetera eccetera. La cosa importante qua è che sulla destra in questa parte downloads c'è il PDF, quindi voi potete scaricare il PDF per prima cosa e andare ovviamente a scaricarlo proprio completamente per poterlo stampare, per poterlo utilizzare come volete. Qui oltre all'indice avrete la leggenda per capire bene come funzionano tutte quante le note, avete gli esercizi, avete le pelli consigliate per quanto riguarda l'accordatura, avete anche vari schemi per capire meglio come si fanno le note, come si suonano eccetera eccetera, avete anche tutte quante
le trascrizioni delle canzoni, ad esempio qui c'è chi dice No di Vasco, qui Every Breath You Take dei Police, cioè c'è veramente un sacco di roba. Guardate quanta roba c'è, quanti esercizi, tutti trascritti. Ho voluto fare un lavoro molto certosino sul PDF perché secondo me è importante che tutto quello che suono nei video sia anche trascritto bene, al minimo dettaglio e anche spiegato. Il PDF è proprio molto molto importante, poi come vi ho detto è gigantesco, quindi è praticamente come avere un libro di batteria oltre il corso. Poi, andando avanti nelle lezioni, noi possiamo andare indietro ai capitoli e guardare tutte le aree didattiche. Partiamo dalla prima. La prima è un po' quella base, cioè dove andiamo a gettare le fondamenta di tutto quanto il corso. Oltre all'introduzione alla prima area didattica, abbiamo l'impostazione corretta, abbiamo i suoni fondamentali di Charleston e Rullante, in cui vi spiego come utilizzare nel rock Charleston e Rullante, perché ogni genere ha la sua, quindi il Charleston e il Rullante nel rock devono avere un certo tipo di suono, devono essere suonati in un certo modo, il Charleston deve essere un po' più aperto, un po' più chiuso, eccetera. Quindi vi spiego tutto quello che vi serve per partire proprio nel modo giusto. Cominciamo poi con degli esercizi di tecnica, il suono e la tecnica della gran cassa, l'accordatura di cassa rullante. L'accordatura di cassa rullante, raga, è importantissima per avere un suono veramente rock. E poi facciamo un pochettino di teoria dove vediamo i fondamentali. Nulla di che, non spaventatevi vedendo teoria, ma ci serve per poter progredire al meglio nel corso. Nella parte 2, nella seconda area didattica, andiamo veramente a suonare, quindi oltre alla solita introduzione alla didattica per spiegarvi obiettivi, tutto quello che vedrete, eccetera, eccetera, vediamo i primi groove rock. Quindi, con i primi groove rock vi faccio vedere alcune parti. Come potete vedere, io vi suono tutto qui. Nella prima parte vi spiego tutto quanto e poi ve li vado a suonare. Come potete vedere, adesso vi metto a tutto schermo la lezione, ci sono tante camere per farvi vedere tutta la lezione nel modo giusto, quindi ad esempio la camera mia in cui parlo, la camera ai piedi, la camera dall'alto, la camera, come vedete, ecco la camera dall'alto che vi dicevo. E poi ci sono altre camere, come ad esempio quella che avete visto prima, questa qua, per farvi capire bene come funziona tutto il movimento e il suono di Charleston e Rullante, e anche la camera dei piedi per invece farvi vedere la tecnica della gran cassa e le note, i colpi fatti dalla gran cassa. Successivamente andiamo a spostare tutto quanto sul piatto ride, quindi partiamo dai groove, che sono la cosa un po' la cosa principale, diciamo, del rock, che devono essere potenti, fighi. Poi li spostiamo sul piatto ride e poi, come vi ho detto, questo si basa tutto sull'applicazione di quello che andiamo a studiare nelle canzoni. Quindi, dopo aver studiato i primi groove, applichiamo subito questo a due canzoni, cioè la ritmica rock, C'è chi dice no, di Vasco Rossi, e Every Breath You Take dei Police. Vi faccio sentire un pezzo di questa canzone, dove in pratica nella prima parte io vado a spiegarvi tutta la canzone, tutto come funziona, o comunque la parte di canzone che ci interessa. Successivamente vado a suonarvi un certo tipo di esercizio sulla canzone. Sentiamo qualcosa. In questo caso vado a applicare alcuni groove sulla canzone che stiamo sentendo, quella dei Police, applicate sia a Charleston sia a Ride, per incominciare ad avere appunto dimestichezza con tutte queste cose. Andiamo avanti, sempre nella seconda area didattica, andiamo a vedere poi i primi feel rock, eccoli qua, i primi feel rock importantissimi, l'interpretazione del groove, oltre all'accordatura di tom e timpano che non vi avevo menzionato, portamenti del Charleston, i quattro portamenti fondamentali del Charleston, groove avanzati in ottavi, quindi groove sempre più difficili, e poi speed of sound dei Coldplay, che già è comunque a un livello un pochettino più alto, quindi qui abbiamo già studiato abbastanza. Vi faccio sentire il groove. Come potete sentire qui, l'asticella della difficoltà si alza un po'. Andiamo alla terza area didattica. Terza area didattica in cui anche qua aumentiamo proprio il livello della difficoltà, perché andiamo a inserire pause di ottavo principalmente e sedicesimi. Pause di ottavo e sedicesimi che utilizzeremo sia per i fill sia per i groove, per incominciare a creare qualcosa di veramente creativo. Creare qualcosa di creativo non è bello, poi io non riesco a dirlo, ma vabbè. Comunque
andiamo proprio a fare qualcosa di diverso. Se prima era la parte base, adesso tiriamo su veramente il livello. Dopo la pausa di ottavo applichiamo come al solito tutta una canzone, in questo caso Under Pressure dei Queen, e successivamente i sedicesimi li facciamo sia feel sia groove e poi li applichiamo nel pezzo dei Cranberries, Zombie, che secondo me è un pezzo perfetto per la didattica, perché proprio ha feel, groove, i sedicesimi, il crash, tutto quanto quello che serve. Charleston aperto, come potete sentire. Questo pezzo a me gasa un sacco da suonare, veramente tantissimo. Che figata. Vedete? Groove in sedicesimi. Tutto questo vi ricordo che è trascritto sul PDF, quindi non preoccupatevi di dover dire cavoli me lo devo ricordare a memoria, guardarlo e ricordarmelo. No, non vi preoccupate. È tutto trascritto, quindi potete guardare e poi andare a leggervelo successivamente. Andiamo avanti con le aree didattiche. Quarta area didattica. Andiamo a vedere il discorso della dinamica. Raga, la dinamica è uno degli aspetti più sottovalutati dei batteristi, ma più importanti. Tutti i grandi batteristi del rock hanno perfettamente idea e hanno perfettamente il controllo della dinamica. Dinamica cosa vuol dire? Dinamica vuol dire differenza tra colpi piano e colpi forte, le ghost note che sono importantissime nei groove perché lo fanno rotolare al meglio. Vediamo quindi, all'inizio abbiamo la tecnica con la dinamica proprio spiegata, in cui in questo caso vi vado a far vedere alcuni esercizi proprio per quanto riguarda la tecnica, come potete vedere. Quindi anche in questo caso andiamo un po' indietro così vi faccio vedere. Poi e qui vi spiego proprio tutto all'inizio meccanicamente come funziona e poi dopo andiamo ad applicarlo sui groove e sui fill, andiamo ad applicarlo ad alcuni esercizi di stick control, andiamo ad applicarlo ai paradiddle e creiamo delle cose molto particolari con i paradiddle, perché andiamo a vedere i paradiddle sia come fill sul drum set sia come groove, molto molto particolari. Quelli groove diciamo che sono un po' verso il progressive rock, sono molto strani. Vedete che già si capiva poco da questo esercizio, perché andiamo già un po' a giocare anche sul tempo, no? A fare qualcosa di veramente più avanzato e più carino, poi anche da sentire, più creativo soprattutto. Questo è un paradiddle, può non sembrare, ma quello che sto facendo è un paradiddle, poi ovviamente adesso sto facendo un groove. Oltre ai paradiddle, come vi ho detto, ghost notes groove, che sono importantissime nelle ghost notes groove, raga, perché le ghost notes in generale. Sentiamo qualcosa? Vedete, già con una ghost come cambia un groove? È completamente diverso e rotola molto meglio. Oltre a tutte queste cose, il cross stick, andiamo poi a applicare la dinamica a Don't Look Back in Anger degli Oasis, che è un pezzo secondo me fighissimo e che mi gasa un sacco perché ha un BPM spettacolare. Non troppo lento, ma neanche veloce, quindi fighissimo. Workout con cassa in sedicesimi alla fine della quarta area didattica e passiamo alla quinta. La quinta, continuiamo il lavoro sulla dinamica, ma questa volta andiamo ad ampliarlo, perché oltre a vedere la dinamica del Charleston, quindi Charleston aperto, Charleston half open, Charleston open, eccetera, vediamo i feel con la dinamica. Prima ci siamo concentrati più sul groove nella quarta didattica, qua ci concentriamo più sui feel con la dinamica, prima colpi singoli e poi dinamica di tangiature differenti. Quindi guardiamo qualcosa, se lo troviamo, eccolo qua. Vi dico tutto sempre spiegato al minimo dettaglio. Volevo cercare, eccolo qua. Il questo è abbastanza, può essere ovviamente un passaggio da utilizzare benissimo, fatto a paradiddle in questo caso, con la diteggiatura del paradiddle. Quindi ovviamente le diteggiature differenti vogliono dire singoli e doppi insieme, che non siamo tanto abituati di solito a suonarli insieme, ma
sono una figata in realtà, perché ci possono aiutare, ci possono, come si dice, ci possono semplificare la vita in un modo pazzesco. Dopo questo Flam, ragazzi, i Flam che tutti vedono sempre con l'impostazione classica, noi li andiamo a vedere con l'impostazione rock, quindi i Flam degli AC/DC, tanto per intenderci. Poi andiamo avanti, vediamo un riff in stile Metallica, utilizzando sempre ovviamente tutto quello che andiamo a studiare, e poi un pochettino di teoria aumentando la difficoltà con le nuove cellule ritmiche. Poi ho sbagliato, andiamo alla sesta area didattica, raga, qui è proprio bella tosta, perché andiamo a vedere i doppi colpi di cassa, quindi tecnica dello slide con la cassa per fare i doppi colpi veloci, groove con doppi colpi, e poi applichiamo tutto a Fly Away di Lenny Kravitz, che è un pezzo bellissimo, che tra l'altro andiamo a fare in quattro modi diversi, quindi sapete quanto mi piace creare degli step per riuscire ad arrivare a un certo groove, magari difficile ovviamente, non il più facile del mondo, ma qui andiamo a fare quattro step per riuscire ad arrivare a suonare Fly Away di Lenny Kravitz, che vi faccio sentire. Come vedete, doppi colpi, poi ci sono le ghost notes, Charleston half open, Charleston in ottavi che poi diventerà in sedicesimi. A un certo punto diventa in sedicesimi. Sentiamo? Eccolo qua, Charleston in sedicesimi. Questa è già bella tosta, da fare, raga. Però è una figata, sto pezzo a me gasa tantissimissimo. Oltre questo, poi apertura di Charleston e miscellaneous groove, cioè groove miscela, nel senso tutto quello che abbiamo visto all'interno del corso lo posizioniamo all'interno del groove. Quindi groove con il ride, groove con il Charleston e soprattutto groove avanzati, in questo caso non sono groove così semplici. Quindi, ma sì, sono belli tosti. Sentiamone qualcuno. Come potete sentire, sono groove avanzati, groove che magari non avete mai sentito, non avete mai fatto. Andando avanti, ultima area didattica, cioè la settima area didattica, benvenuto un po' così, qui ho voluto farvi un'infarinatura sulle terzine, perché le terzine sono alla fine solo il 5-6%, non lo so, dei groove delle canzoni, ma sono importanti comunque, perché bisogna assolutamente conoscerle. Quindi ho voluto darvi un'infarinatura per farvele conoscere e per farvi capire come funzionano, poi ovviamente andranno proprio approfondite eccetera nel secondo volume di Batteria Rock, però comunque qui andiamo a vedere un'introduzione sempre come al solito dell'area didattica per spiegarvi gli obiettivi, andiamo a vedere in teoria, nella teoria proprio come sono, cosa sono le terzine, a cosa servono, vediamo un po' di groove and feel in terzine e poi lo shuffle, ragazzi, che questo è veramente molto molto importante. Ecco qua che cos'è lo shuffle, che è un groove fatto in terzine, quindi shuffle e fill. E questo, ragazzi, è veramente molto 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 importante, lo shuffle. Come sono importanti tutti questi argomenti? Ci ho messo veramente un po' per creare questo corso, perché ho voluto farlo bene, ma nel senso in modo graduale, che non mancasse nulla, perché poi è facile tante volte dire vabbè, questa cosa qui la do per scontata eccetera. Ho cercato proprio di non dar per scontato nulla e sono veramente contento di come è venuto questo corso, perché secondo me è completo, cioè è un corso che è completo, è divertente perché si suonano le canzoni ed è pratico, è proprio pratico, raga, perché non ho messo centinaia di esercizi, ho messo gli esercizi che servono, gli esercizi, i groove, i feel che servono nel momento in cui andiamo a suonare con una band rock, che facciamo cover, che facciamo pezzi nostri, che facciamo qualsiasi cosa, ma questi groove, tutto quello che troverete all'interno del corso, saranno tutte cose completamente utilizzabili in un contesto rock e non solo, anche pop magari, però comunque sicuramente nel rock sì.
Ho questo, io spero che questo video vi sia servito per chiarificarvi un po' anche che cosa c'è all'interno di questo corso. Vi chiederei di farmi sapere cosa ne pensate, soprattutto di chiedermi che cosa volete, cioè di dirmi le domande che avete qui sotto nei commenti, io vi rispondo al volo. Vi ricordo che per tutte le altre domande che magari hanno bisogno di un pochettino più di spiegazione, ci sarà una live martedì 8 marzo, quindi il prossimo martedì alle 21 qui su YouTube, mi raccomando. Oltre a questo vi ricordo ancora che, essendo appena uscito, il corso è acquistabile a un prezzo di lancio fino al 15 marzo, non oltre, quindi mi raccomando, affrettatevi. Io vi ringrazio per aver visto questo video fino alla fine e noi ci vediamo in live martedì, mi raccomando, e ci vediamo anche nei prossimi video. Ciao!